Everyone and welcome, but most of all, good morning children! Buongiorno bambini! Sì, perché il video di oggi è soprattutto per i bambini o per i bambini dell'inglese, cioè i principianti. Oggi andremo a scoprire insieme come si dicono alcuni animali in inglese, ma non i semplicissimi cane e gatto, dog and cat, or cat and dog. No, 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 quelli li sappiamo, li conosciamo, andiamo a vederne altri. Così, per curiosità. Iniziamo con il primo, che è questo qui, cioè rinoceronte, che si dice rhinoceros. Rhinoceros. Eh? Continuiamo, mi sono attrezzata ragazzi, guardate qua. Allora, questo che mi ha fatto sempre diventare matta, ad esempio, come si chiama la scimmia di Tarzan? La scimmia di Tarzan si chiama cheetah, ma questa è una scimmia, monkey, ok? Monkey, perché se voi dite cheetah in inglese, cheetah, sapete cosa state dicendo? Non state dicendo monkey, che è una scimmia, ma state dicendo ghepardo, il felino, ok? Quindi cheetah, ghepardo, monkey, scimmia. Continuiamo con un altro amico, vedete, animali particolari, che questo in italiano non si chiama pumba, cioè sì, è un pumba, però si chiama facocero, che in inglese si dice warthog, warthog. Rimanendo con questo suono del hog, facocero, pumba, warthog, possiamo anche dire riccio, che si dice hedgehog, hedgehog, riccio. Continuiamo con lei, che è una pecorella. La pecora, in spagnolo, in inglese si dice sheep, sheep, ok? Sheep è pecora, mentre invece, beh, in spagnolo è oveja. Mentre invece l'agnellino, questo è il mio primissimo agnellino, che ho da quando avevo un anno, oh, il vecchierello, poverino, agnello si dice lamb, lamb, ok? Poi abbiamo una turtle, una tartaruga, in questo caso però vedete le zampine, lo riconoscete, lui è guizzo, quello di Nemo, e quindi non è una semplice turtle, ma è una sea turtle, cioè una tartaruga del sea, sea è mare, quindi è una tartaruga marina, sea turtle. Yee, hello, I'm guizzo. Poi qui dietro di me, vedete, ci sono una frog, cioè una rana, frog, e poi c'è lei che è Miss Piggy in quanto pig. Pig è il maialino. Poi abbiamo qui un meraviglioso rabbit, un coniglio e ovviamente la fidanzata di Sydney, che è una foca, è una seal, seal. E il caro amico Sydney, eccolo qui, oggi è un po' a riposo, Seal è un, seal, scusate, Sydney è un koala bear, cioè un orsetto koala, quindi koala, bear è un orso. Me ne sono segnati alcuni qui, altri, quindi Sidney resta qui con me. Ah, ok, iena si dice aina, aina. Sì, perché in inglese dobbiamo parlare anche un pochino così, aina è iena. Poi vediamo, ad esempio, la cavalletta è una grasshopper, perché salta dentro all'erba, grasshopper oppure locust, ma locust è proprio la locusta, un po' più grossa della cavalletta. Poi abbiamo fox, che è volpe, wolf, che è il lupo, abbiamo duck, che è l'anatra, da non confondere con l'oca, che è goose. Goose è oca, che al plurale, sapete che è irregolare, fa geese, geese, goose, geese, oca oppure oche. Poi abbiamo la eagle, che è l'aquila, e abbiamo anche una owl. Owl, no, non è che mi sono fatta male, vero? No, Sydney. Una owl è una civetta, un gufo. Conoscete Harry Potter, la sua amica Edwige? La civetta? Che se ci penso viene ancora a piangere, Sydney. Comunque, owl vuol dire civetta. Quanti ve ne ho detti? Ve ne ho detti un pochini da studiare. Ve ne scriverò degli altri sotto nel tutorial del video. Ah, però voglio lasciarvi con questa immagine di un bellissimo cigno che vola via, perché da duck, l'anatra, poi si trasforma in cigno. E quindi cigno si dice swan, swan. Let's fly away.
As a swan, voliamo via come un cigno. E noi ci vediamo bambini e anche adulti, magari anche a voi serviva qualche nome di animale. Ci vediamo la prossima volta. Un bacione e mi raccomando, stay tuned, che vuol dire rimanete lì e condividete tantissimo. Ciao!